Presidente Rafa, commentiamo anche con lei questi dati che arrivano all'indomani della tornata elettorale per l'Europa, dove si conferma ancora una volta il vero e unico rottamatore Matteo Renzi, e cala il Movimento 5 Stelle e cala parzialmente Forza Italia, però in Calabria si conferma un partito molto importante, grazie anche e certamente al suo lavoro, Presidente. Ma devo dire che parlo del mio partito, verso il quale abbiamo profuso un massimo impegno e devo dare atto a tutti gli elettori della nostra provincia che grazie al loro contributo siamo il primo partito in Calabria, cioè tra le province, Forza Italia e quella di Reggio Calabria è il primo partito, con circa il 23%. Per me intanto è un motivo di soddisfazione, devo dire soddisfazione relativa, perché ecco, ci aspettavamo qualcosa in più. Però devo dire che ci sono le condizioni affinché questo partito possa crescere e devo dire che il risultato che abbiamo conseguito a Reggio Calabria, grazie al lavoro dei tanti militanti, dei tanti amministratori e soprattutto gli assessori e consiglieri provinciali che si sono impegnati in questa, devo dire, dura e estenuante battaglia elettorale che ha visto veramente Renzi fare la voce da padrone, ma devo dire su delle promesse che ci auguriamo nell'interesse degli italiani vadano a buon fine. Noi partiamo da uno zoccolo duro che è quello di Forza Italia all'interno della provincia di Reggio Calabria, che è il frutto di un lavoro che come amministratori abbiamo fatto su tutto il territorio, che è un nuovo modo di fare politica. Ci viene sempre detto che Forza Italia non era radicato sul territorio. I risultati ci confermano che non è così, perché sono tanti i comuni in cui Forza Italia è il primo partito, sono tante le realtà che siamo riusciti a sensibilizzare. Devo dire che è stato ripagato il nuovo modo di fare politica, che è un modo di fare politica a contatto con i territori, di vicinanza verso i bisogni dei cittadini, ma devo dire che l'impegno che abbiamo profuso ci ha gratificato con un risultato straordinario. Per noi poter dire che Forza Italia, nella provincia di Reggio Calabria, è il primo partito all'interno del centrodestra rispetto anche alle altre province è una grande soddisfazione, tenuto conto che nelle altre province ci sono figure molto più rappresentative, almeno dal punto di vista delle cariche istituzionali. A Reggio Calabria abbiamo fatto un bel lavoro e sono certo e convinto che da questo zoccolo duro, visto che ci sono tantissimi giovani che abbiamo mobilizzato anche con i club che hanno dato il loro contributo, secondo noi si può ripartire con un rinnovato entusiasmo e soprattutto con prospettive molto più ambiziose.